Stamattina siamo qui per testimoniare ancora una volta l'abbandono e la sciatteria di questa amministrazione, che ora in particolare riguarda il parcheggio qui di Miliscola, da oltre un anno nelle disponibilità del nostro comune, ma completamente abbandonato. I lavori sono iniziati, ma non si sa perché sono, diciamo, fermi, pur avendo speso quelli che sono i soldi pubblici. Adesso siamo stanchi, ci cominciamo a fare delle domande. Perché non si va avanti? Perché questo abbandono che non riguarda solo Miliscola? Un degrado che accomuna tutto a Monte di Procida. Vedasi il Parco del Benessere, dove abbiamo la volta scorsa comunque testimoniato con forza il degrado e l'abbandono. Vedasi le strutture pubbliche e anche sportive di Monte di Procida, come il campo Vizzuto Marasco, completamente abbandonato, e poi vogliamo essere la città dello sport. Vedasi l'abbandono che regna ad Acquamorta, e poi vogliamo essere un ponte per Procida, capitale della cultura. A testimoniare appunto l'abbandono di Monte di Procida, cioè, si aggiunge anche l'area di Miliscola, questa che era appunto della Marina Militare e che da un anno è nelle disponibilità del comune, ma che purtroppo rimane ancora abbandonata. Seppur i lavori appunto sono stati iniziati, poi sono subito terminati e quindi va ad aggiungersi ad un elenco di quelli che sono i beni abbandonati e che creano malessere e sicuramente poco sviluppo economico alla società montese, alla comunità montese. Ovviamente noi ci interroghiamo e ci chiediamo perché mai appunto l'amministrazione non ci dà risposte, ma soprattutto sono i cittadini che chiedono delle risposte, vorrebbero vedere migliorare Monte di Procida. Invece pare che un passo alla volta stiamo andando all'indietro e non verso il futuro.